Allora, durante questa lezione di coding affronteremo la lezione cercando di utilizzare l'applicazione di Scratch, ok? Quindi utilizzeremo un nostro personaggio per farvi risolvere una situazione problematica. Adesso andiamo direttamente alla pratica. Allora, avete tutti l'applicazione di Scratch sul vostro tablet aperta? Sì. Allora, adesso vedete che abbiamo un personaggio, il nostro gattino. Allora, io come obiettivo per il nostro gattino voglio far sì che compia dei rimbalzi con una palla da pallacanestro e faccia canestro, ok? Quindi, innanzitutto scegliamo la scena dove presentare il nostro gattino. Qual è la miglior scena con il pallone da basket, secondo voi? È la? Shams? La palestra. Quindi selezionate sul vostro tablet la palestra. Selezionatela. Ok. Avete tutti quanti messo la palestra? Sì. Perfetto. Adesso posizionate il vostro gattino al centro della palestra. Io voglio fargli compiere 12 passi in avanti per arrivare al canestro, però attenzione! Cos'è che devo fare all'inizio per poter riuscire a iniziare questa procedura e dargli il comando? Che cosa, Anita? Devo mettere la bandierina. Devo mettere la bandierina che simboleggia che cosa? Il nostro inizio. L'inizio, esatto. Senza quello, senza questo comando preciso, il nostro gattino, il nostro personaggio non potrà muoversi. Quindi iniziamo mettendo la bandierina dal nostro tablet vicino al comando del gatto, d'accordo? La bandierina verde che simboleggia l'inizio. E poi inseriamo una freccetta verso destra, ok? Il nostro gattino si muoverà di quanti passi abbiamo detto? E che se ti ricorda? Vai, avanti. 12 passi, quindi con il vostro tablet premete nella freccetta. E poi accanto vi apparirà una piccola schermata, inserite il numero 12. Ci siete tutti? Sì. Ok, adesso provate a premere la bandiera di avvio per vedere se il nostro comando di avvicinamento funziona. Avviatela. Si avvicina il nostro gattino? Sì. Al canestro? Perfetto, vuol dire che il nostro primo comando è riuscito. Ora iniziamo a dare un secondo comando al gattino, dandogli che cosa? Che cosa vogliamo dargli come oggetto? Sofia? Una palla. Una palla, la palla da pallacanestro. Quindi aprite un nuovo progetto, qua a destra nella schermata inserite più e il nostro nuovo protagonista, l'oggetto che inseriremo, sarà la palla da pallacanestro. Quindi, che cosa dovete fare adesso? Dovete selezionare tra gli oggetti predisposti, selezionate la palla. Ci sono vari personaggi, ci sono vari oggetti utili, selezionate la palla. Ci siete tutti? Sì. L'avete inserita? Sì. Perfetto, quindi adesso chi è che vuole provarmi a spiegare che cos'è che bisogna fare? Dovremo dare anche alla palla gli stessi comandi che abbiamo dato al nostro protagonista. Quindi da cosa partiremo? Chi vuole provare a parlare? Gabi? Dobbiamo cliccare la palla, poi dobbiamo metterci la bandierina. La bandierina che esatto, che simboleggia il nostro inizio. Esatto, il comando dell'inizio. E dopo che cosa metteremo? Poi mettiamo la freccia destra e poi sotto ci scriviamo 12. Ci scriviamo 12, esatto, scrivete 12 anche lì. Ok? Adesso posizionate per cortesia il gattino e la palla al centro della palestra, ok? Sì. Proviamo a vedere se entrambi eseguiranno il nostro comando, quello che abbiamo progettato. Adesso provate, premete la bandiera di avvio. Vediamo se funziona e se abbiamo dato i comandi giusti. Funziona, ragazzi? Sì. Perfetto, vuol dire che abbiamo dato i comandi giusti a entrambi i nostri personaggi. Bravissimi.